Ciao dal canale I racconti di Luca Seven. L'isola di Staffa, in Scozia, aveva bisogno di essere riscoperta per diventare famosa. Antica, con 60 milioni di anni alle spalle, è sempre stata nota agli abitanti e ai navigatori dei mari del nord. Il suo nome, dal suono così latineggiante, deriva in realtà dall'antico norreno, dove Staffa significava pilastri, doghe. Il nome era stato ispirato dalle colonne di basalto esagonali che rendono unica l'isola e che ai vichinghi ricordavano le loro case, costruite con tronchi d'albero posti verticalmente. Casa dolce casa, anche per navigatori leggendari come i vichinghi. Questa splendida architettura naturale che è l'isola di Staffa, con le sue colonne basaltiche esagonali, dopo aver ispirato i vichinghi è quasi caduta nell'oblio, per essere riscoperta solo verso la fine del XVIII secolo dal naturalista inglese Sir Joseph Banks. Questi, dopo aver partecipato alla prima spedizione di James Cook, 1768-1771, che in 3 anni lo portò a esplorare terre all'epoca incognite come il Brasile, Tahiti, la Nuova Zelanda e l'Australia, nel 1772 si imbarcò in una nuova spedizione che lo avrebbe portato in Islanda. Lungo la via, la sua squadra fece tappa all'isola di Mull, Scozia, ed è qui che sentì parlare, dal suo ospite, delle meraviglie dell'isola di Staffa. Banks si convinse che valeva la pena visitare questo isolotto. Isola di Staffa. Come arrivare? Staffa è un isolotto di appena 33 ettari, situato nell'arcipelago delle Ebridi Interne, nella Scozia occidentale. Non ci sono ponti che la collegano ad altre isole e l'unico modo per arrivare all'isola di Staffa è con un traghetto. La maggior parte dei traghetti salpa dal porto di Fionfort, nell'area sud dell'isola di Mull, e da Iona, una piccola isola poco distante da Staffa. Le società che offrono gite in barca all'isola di Staffa sono principalmente tre. Purus Mara, Staffa Trips, Staffa Tour, la Grotta di Fingal. Visitando l'isola di Staffa, man mano che il traghetto si avvicina alla meta le colonne basaltiche esagonali si fanno sempre più evidenti e la loro pendenza trasmette la potenza delle forze geologiche che hanno dato vita a questo spettacolo. Chissà che cosa hanno provato i primi navigatori che l'hanno avvistata. L'isola trasmette mistero, antichità, ma la parte che più ha colpito i visitatori passati e moderni è la Grotta di Fingal. Questo è il nome che le è stato attribuito dal naturalista inglese Joseph Banks, che riscoprì l'isola e la grotta nel 1772. Al momento della riscoperta di Banks, era molto popolare il Fingal, poema epico scritto dallo scozzese James Macpherson e basato su antichi canti gaelici da lui stesso tradotti. Il poema, conosciuto anche come Canti di Ossian, ha il suo eroe in Fingal, noto nelle leggende gaeliche come Fionn Mac Cumhail. Questi avrebbe costruito un selciato tra la Scozia e l'Irlanda del Nord, a partire dal punto in cui oggi si trova il Giant's Causeway, una formazione con rocce basaltiche esagonali del tutto simili a quelle dell'isola di Staffa. Per oggi è tutto, grazie di aver seguito il video fino alla fine. Ci sentiamo al prossimo viaggio, saluti dai racconti di Luca Seven.